Oggi puliamo a fondo la parte finale del rubinetto, dei rubinetti del bagno, della cucina, eccetera. Praticamente il pezzettino di filtro che fa uscire l'acqua dal rubinetto e quindi la mischia all'aria. Allora, stanotte l'ho lasciato in immersione nell'aceto tutto quanto, quindi guarnizione, pezzettino in ottone nichelato, credo. E pezzettino in plastica, che è quello dove si forma il calcare, che dà fastidio. Già adesso quando lo rimonto, quindi senza far niente, è migliorato, però comunque diciamo che non è ancora al 100%, quindi devo togliere la parte blu dalla parte grigia e quindi aprirlo e entrare dentro più nel centro di questo filtrino. Mi aiuto con un cacciavite a taglio e faccio un po' di leva perché queste parti qui sono di incastro. Eccolo qua. Ok, facendo un pochissimo leva si aprono i due pezzi e riesco ad andare a vedere dentro come è fatto. Ora vediamo se questi attrezzi mi vengono tornano utile. Okay, qui abbiamo quest'altro filtrino qui di plastica che è semplicemente inserito dentro. Quindi basterà muoverlo un po' per farlo uscire. Ok, e abbiamo tolto anche questo pezzettino qui. C'è ancora praticamente tutto il calcare che si sta staccando appena appena. Io adesso prendo uno spazzolino di quelli usati da buttare. E con le setole vado dentro e cerco di rompere tutti questi pezzettini che ormai sono abbastanza morbidi di calcare che con l'aceto si è sciolto. Oh, incredibile! È una cosa doppia anche questa. Eccoli gli incastrati tutti i pezzettini che cercavo di togliere. Quindi ci sono dentro due pezzettini di plastica, quindi quello bianco e quello grigio, probabilmente sono sfalsati e allora adesso sì che si riesce a pulire benissimo. Eccoli tutti i pezzettini di calcare che si staccano. Praticamente tutti i pezzettini di plastica si infilano dentro nei vari alloggiamenti, quindi non ci si può sbagliare come metterli. E anche qui andiamo a metterlo dentro come era incastrato prima. Fine. Adesso è come nuovo. Ora lo rimonto e vediamo se ho fatto un bel lavoro o no. Direi di sì. Perfetto.